L'esito del referendum di domenica scorsa ha decretato che sarà di gestione pubblica il servizio di erogazione dell'acqua e questo sta avendo già delle conseguenze sul gestore agrigentino che fornisce il servizio Girgenti Acque, i cui equilibri stanno già alterandosi. Quanto deciso dagli italiani elimina innanzitutto la possibilità della ditta in questione di avere un margine di guadagno del 7% sulle anticipazioni effettuate per le spese relative agli investimenti, poiché la stessa per contratto non può avere utili sulla vendita dell'acqua. Gli unici utili poteva averli sulle anticipazioni di capitali che ha effettuato per la realizzazione di investimenti sulla realizzazione o manutenzione straordinaria di opere connesse al servizio. Il voto di domenica e lunedì scorsi ha eliminato questa possibilità. Adesso sono due destini ipotizzabili. Il primo è che la società potrebbe continuare il servizio ma senza più effettuare anticipazioni e questo comporterà che le opere necessarie al servizio verranno realizzate soltanto se e quando arriveranno i finanziamenti pubblici. L'altro potrebbe essere il disimpegno dal servizio. In questo caso è facilmente immaginabile che Girgenti Acque, che ha vinto una regolare gara d'appalto e che ha sempre rispettato i termini di quest'ultima, chiederebbe il risarcimento dei danni e quantomeno il ristoro delle spese che fino ad ora ha sostenuto. Ciò a sua volta determinerebbe il ritorno del servizio in mano ai comuni e il sindaco di Agrigento, Zambuto, si dice pronto a gestire il servizio. Noi siamo pronti a riprenderci le reti e a gestire il servizio nuovamente noi. Rispetto a questo tema, io con gli uffici stiamo lavorando affinché si arrivi presto a una soluzione di questo rapporto, ma si arriva a una soluzione di questo rapporto in cui siano chiare le responsabilità e in cui sia chiaro come è avvenuta la gestione in questi anni e soprattutto siano chiare le responsabilità rispetto al servizio idrico cittadino. Dove insieme ai tecnici...